ascolti incredibili per la prima serata di Sanremo, una serata ricca di ospiti, di sorprese. Noi siamo qui per girare un documentario prodotto da Unica per la regia di Alessandro Tressa sul maestro Enrico Melozzi da Teramo, protagonista anche lui della prima serata, alla sua sesta partecipazione qui a Sanremo, tre gli artisti che accompagna sul palco, ma ieri protagonista anche degli arrangiamenti e della direzione d'orchestra in occasione dei due brani dei Maneskin. Enrico è proprio qui con noi questa mattina. Eccoci. Allora, Enrico, com'è stata la serata di ieri? Impressioni a caldo, i Maneskin? È stata una serata bella pesante perché insomma un sacco di interventi, sono dovuto entrare sul palco parecchie volte sia con Maneskin, quindi c'era una bella tensione perché l'anno scorso avevamo fatto veramente benissimo, quest'anno dovevamo fare meglio e fare meglio non è stato facile, ma ci siamo riusciti perché comunque abbiamo ottenuto parte degli ascolti stellari, ma soprattutto un suono veramente bellissimo, e non era facile perché abbiamo faticato molto per trovare il suono giusto. Con l'orchestra abbiamo lavorato intensamente per avere la perfezione, perché sai, quando sei in gara hai un tempo, no? Uguale agli altri concorrenti, così quando sei un super ospite in qualche modo ti devi distinguere, e quindi sono stato felicissimo di aver ottenuto questo risultato artistico con loro, una bella riconferma. Gli arrangiamenti sono stati apprezzati proprio tantissimo, è stato bombardato da veramente, cioè, tutta la notte messaggi arrivavano da tutte le parti, ancora continuano adesso, proprio di apprezzamento per l'orchestra, che è una cosa che, tu sai, io ho sempre curato molto l'orchestra in queste canzoni pop di Sanremo eccetera, ma veramente, cioè, solo con questo fenomeno Maneskin è uscito fuori proprio da parte della parte più popolare degli ascoltatori questo amore per l'orchestra, per la bellezza classica, e quindi per me è una vera soddisfazione perché a me mi interessa quello, cioè usare Sanremo come un cavallo di Troia per far passare dei concetti di culturali alti, no? E credo che ci siamo riusciti veramente stavolta. Ieri abbiamo potuto vedere anche un po' dietro le quinte anche dell'ospitata dei Maneskin, abbiamo trovato dei ragazzi serissimi, puliti, super professionali. A guardare questo mondo dietro le quinte c'è da sorprendersi, uno non se l'aspetterebbe mai da una band rock. Sì, ma infatti sono persone veramente squisite, preparatissime. Insomma, l'ho detto centinaia di volte, sai, poi ogni tanto c'è stata qualche polemica assurda, completamente inventata, come quella dell'Eurovision, no? Poi ci sarà la serata dei duetti, che bella tosta, dove mi sono proprio, come si dice in Abruzzo, mi sono sformato e ho fatto delle orchestrazioni che veramente non mi sono regolato. Grazie, grazie tantissime, in bocca al lupo al nostro Enrico Melozzi da Teramo, lo possiamo dire. Esatto. Un po' d'Abruzzo anche in questa grande kermesse del 2022. Per il momento da Sanremo è tutto, linea a voi.